Buonasera a tutti i convenuti. Presentiamo questa sera il libro di Paolo Pergolari, I sogni dell'anima e altri diletti, per i tipi della Tozzuolo, Francesco Tozzuolo, editore. Francesco Tozzuolo ha editato alcuni dei testi, dei romanzi di Paolo Pergolari, ma questa è la prima volta che l'autore si dedica alla composizione, alla scrittura di racconti. Io farò un po' di domande all'editore in maniera tale che lui... All'autore, chiedo scusa. Però forse anche all'editore faremo qualche domanda. Per capire un pochino, diciamo, qual è la natura, i contenuti, diciamo, le cifre, come dire, stilistico-estetiche di questa nuova produzione. Innanzitutto una curiosità. Tu hai sempre, quasi sempre, prodotto romanzi, no? Storie, diciamo, monografiche. Questa è la prima volta che ti cimenti nella produzione di racconti, no? Questo libro è diviso in due sezioni distinte di racconti. Come mai questa scelta? Sì, ma non è in fondo una scelta particolare. D'altronde io non ritengo che la raccolta di racconti e i racconti in generale siano una narrativa inferiore. In fondo anche grandi autori si sono cimentati nel racconto. Mi viene in mente Ernest Hemingway, premio Nobel per la letteratura, famoso è il suo libro I 49 racconti. Ma se vogliamo avvicinarci anche alla nostra realtà, ai nostri anni, cito Alice Morrow, e anche lei premio Nobel nel 2013 per la narrativa, sì, ma grazie ai propri racconti. Lei cioè produce soltanto racconti, credo che abbia pubblicato un solo libro, ma un libro che consta di 3 racconti lunghi in cui la protagonista è sempre una donna in tutti e 3. Ma per citare persone a noi vicino, ricordo Moravia, ad esempio, Soldati, e nostri tempi Stefano Benni. Ritengo che il racconto e il romanzo abbiano degli elementi in comune, ma naturalmente ci sono delle differenze. Nel romanzo, per esempio, la trama si diluisce nel tempo e nelle pagine. I personaggi sono molteplici e c'è la possibilità di più spazio nell'ambito di certi tipi di settore, partendo dal fatto che il romanzo può essere di genere o non di genere. Non di genere è la narrativa contemporanea, ma di genere può essere il genere fantasy oppure il libro storico e quant'altro. Mentre nel racconto ci si ha questo tipo di difficoltà. Nel racconto innanzitutto non si hanno molti personaggi a differenza del romanzo, e tra l'altro si entra immediatamente nella storia e altrettanto velocemente si va alla conclusione. A volte si entra nella storia in media res, cioè all'interno della storia stessa, nella parte centrale, poi attraverso flashback si ritorna all'inizio per spiegare perché si è iniziati in quella maniera. Ecco, io ho proposto questo libro alla vostra attenzione sempre come raccolta di racconti, però dividendolo in due parti. Nella prima parte, che consta di 4 racconti, è la parte dei sogni dell'anima. La seconda parte, invece, quindi hanno un contenuto collegato tra loro. Nella seconda parte, altri diletti, che tengo a precisare, non altri delitti, da parte mia, altri diletti, e c'è una serie di racconti, 8 racconti, che sono diversi per contenuto, e anche i personaggi stessi sono diversi l'uno dall'altro.
Sì, diciamo, forse trascorrono in qualche modo da un, in qualche misura da un racconto all'altro, nella seconda parte forse, i personaggi, oppure la loro tipologia. Un pochino sì, forse. Ripeto, sono personaggi diversi, storie diverse, però ritengo che tra questi racconti ci sia un filo conduttore che li unisce. E secondo me questo filo conduttore è rappresentato dall'amore, ma dall'amore in diverse forme, non soltanto l'amore fisico, l'amore profano, ma anche l'amore per oggetti, l'amore per una situazione. Per esempio, l'amore per una vita degna di questo nome. I protagonisti sono dei baraccati. Oppure l'amore per una situazione diversa rispetto a quella che si sta vivendo. Il protagonista è un muratore afflitto dalla pesantezza del suo lavoro, dalla fatica, dal duro lavoro. E anche l'amore da parte di una donna attempata, inglese, che viene in Italia non soltanto per turismo, ma con la remota speranza di poter avere un incontro galante. Tra l'altro tengo a precisare che in questo racconto, dal titolo Giulietta e Romeo, di solito si usa questo orribile termine che è la location. Io preferisco dire l'ambientazione, è proprio qui a Perugia. E poi c'è l'amore inquieto, l'amore clandestino, ma anche l'amore per un oggetto. Mi riferisco in particolar modo al racconto in cui il protagonista è un collezionista e l'oggetto del suo amore è una sfera, cioè quelle sfere che girandole danno l'idea del cadere della neve. E è come legato questa sfera perché quella sfera rappresenta per lui il mondo, anzi in modo particolare il suo mondo. Sì, ecco, a proposito invece del tuo mondo, no? Qui questo titolo, I sogni dell'anima, è molto, come dire, leggero, è molto sognante, no? Questo titolo in qualche modo, proprio come si rapporta l'anima al sogno, ti domando, in che modo l'incardinamento spirituale dell'essere umano si rapporta al desiderio, no? Il sogno è il desiderio, l'anima è ciò che siamo dentro. Come si legano questi due aspetti? Come li vivono i personaggi del tuo libro? Binomio, sì. Dunque, io qualche tempo fa mi sono, a dire la verità, posto una domanda, e cioè mi sono chiesto che cos'è l'anima. E a dir la verità, la risposta può essere molteplice, perché è legata molto alle singole persone, cioè alla propria cultura, alle proprie esperienze, alla propria sensibilità e anche magari al proprio credo religioso. Per cui secondo me, se qualcuno chiede ad una persona che cos'è l'anima, la persona potrebbe rispondere una vita migliore, la vita quella vera, quella reale, perché quella che stiamo vivendo non è la vera vita, ma è una fase di transizione. Ma se la stessa domanda la ponessi ad un'altra persona, magari a una gelasta o una agnosta, potrebbe dirmi che non è una smorfia, lascia perdere, questo non è un argomento che mi interessa, fino all'ateo che affermerebbe l'unica vita è questa terrena, per cui bisogna valorizzarla soprattutto. Ma il concetto di anima viene anche da lontano. Io credo che
non sono molto ferrato su questo campo, ma credo che sia stato Socrate che per primo abbia incominciato a parlare di psiche, avallata, tesi avallata anche da Platone. Ma nel tempo le civiltà, intendendo per civiltà i popoli, hanno dato dell'anima una interpretazione diversa. Per esempio consideravano l'anima anche la montagna, oppure il fiume, o anche le piante. Il discorso delle piante un po' si avvicina, perché credo che ogni tanto si parli sempre più con le ortensie e con le ginestre o altri fiori. Ma se posso interromperti, ma i tuoi personaggi hanno più anima o più sogni? Beh, questo calcolo di peso non l'ho mai fatto, però volevo arrivare al discorso dell'anima e completarlo. Nel senso cioè, dopo che mi sono posto la domanda, dopo che mi sono su cos'è l'anima, anch'io ho voluto dare un'interpretazione. L'interpretazione che ho dato io è quella di considerare l'anima un alter ego, un altro io, una persona amica con la quale ci si rivolge, ci si consiglia, eccetera. In un certo senso ho personalizzato la spiritualità, o ho considerato la spiritualità personalizzata, come se l'anima fosse un protagonista oppure un qualsiasi attore dell'ambito della narrativa, secondo le necessità e l'uso. Non a caso io ho anche pubblicato un altro romanzo dal titolo Il dialogo della morte dell'anima, dove la morte dell'anima fanno parte ormai della nostra vita, in cui l'anima si libera dal corpo, da un corpo caduto, morto, e incontra la morte, e insieme proseguono un viaggio che li porterà nella realtà quotidiana, fino a quando il viaggio stesso diventerà surreale. Ecco, questo tipo di concetto, anima, personaggio, anima, protagonista, l'ho inserito anche in questa parte del libro, la prima parte. Poi l'altro componente del binomio, sogno. Ho dato al sogno un ruolo di necessità, di desiderio, non un ruolo freudiano tipo l'interpretazione dei sogni. Faccio un esempio. Io vorrei molto la Ferrari, però non posso permettermela. Per me è un sogno, quindi un desiderio, una necessità. Per cui, ritornando al contenuto, utilizzando questo binomio, il contenuto dei quattro racconti, io ho pensato che la necessità, il desiderio possa essere quello di un'amicizia vera, un'amicizia concreta, un'amicizia leale, onesta, oppure nell'ambito della solitudine la necessità di un rapporto con Dio, un dialogo con Dio, ponendo dei punti interrogativi, ponendo delle domande, cercando di risolvere dei dubbi, oppure la necessità di un rapporto sentimentale, di un rapporto, come dire, romantico, fino alla necessità di un autore, qui mi riferisco al quarto racconto, la necessità di un autore di avere un confronto. Confronto significa un giudizio sulla sua qualità di narratore, perché in questo caso, se da una parte ci sono dei personaggi, i sei personaggi in cerca d'autore, in questo caso c'è l'autore in cerca dei personaggi, in cerca del pubblico, in cerca dei lettori. In fondo i lettori sono fondamentali per uno scrittore, e uno scrittore senza lettori è una contraddizione, sarebbe un po' come un attore sul palcoscenico di un teatro vuoto. Ecco, io ho messo insieme questi due elementi, questo binomio, per realizzare questa parte, i sogni dell'anima. Ora, che peso c'è tra l'uno e l'altro? Io non credo che ci sia una questione di peso, ma c'è un bilanciamento, un aspetto complementare tra i due, per cui si determina questa composizione di racconti. E quindi come nascono le tue storie?
cioè, qual è la tua fonte di ispirazione? Cioè, come nascono i tuoi personaggi? Sì. Perché è abbastanza singolare, no? Se vogliamo che tu dia una forma di protagonizzazione a un'entità astratta, d'accordo? Cioè, è una scelta anche esteticamente difficile, no? Quella che hai fatto, no? In passato, come quella di protagonizzare la morte o protagonizzare l'anima. Ma invece i personaggi, quelli veri, quelli di carne, quelli che parlano, discutono, fanno l'amore, muoiono, come salgono in punta di penna? Sì, dunque, mi sembra una domanda un po' complessa che vorrei dividere in due parti. Cioè, la prima è, in un certo senso, mi stai chiedendo l'approccio alla scrittura da parte mia. Certo. Io, ecco, credo che venga in ciascuna persona un momento in cui c'è bisogno di una pausa per riflettere, perché magari si ha una stanchezza rispetto a tempi molto stressanti e veloci della nostra società. Ebbene, quando questo è successo anche a me, allora mi sono reso conto che io avevo sempre tenuto una penna in mano, prima la scuola, l'università e poi il lavoro, eccetera, e da quel momento ho voluto scrivere qualcosa di più mio, qualcosa che mi appartenesse. Ma non è soltanto questa la ragione, le ragioni possono essere molteplici per chi si avvicina alla narrativa, alla scrittura o alla poesia da un punto di vista artistico, perché forse si ha la necessità di tirar fuori qualcosa che sia dentro e di comunicarlo agli altri, mentre altri possono considerare chi scrive un trascrittore più che uno scrittore, cioè essere presenti di fronte a situazioni particolari, carpire queste situazioni e riportarle sulla carta. O addirittura lo scrittore può essere anche quello che si appropria della vita degli altri per adattarla alle proprie esigenze. In questo caso anch'io ho scritto, mi sono appropriato della vita di mio zio che era clown per scrivere un libro sul circo, oppure di Massaccesi Luigi, una persona realmente, realmente vissuta. Però credo che quando io ho un'idea buona, che secondo me valga la pena di essere riportata sulla carta, ecco, io tengo a riferimento un principio fondamentale, secondo me, che costituisce in un certo senso una luce, un faro, che è quello di cercare di scrivere una bella storia con bellezza di parole. Che cosa significa? Bellezza di parole significa stile, ma non spetta a me giudicare il mio stile, anche se qualcuno ha detto che il mio stile è uno stile colloquiale, cioè di impatto immediato, come se dovessi raccontare qualcosa a un amico mentre camminiamo lungo il corso. Ma vorrei soffermarmi un attimo sul concetto di bella storia, che per me significa originalità. E credo che l'originalità sia anche in questo libro. Faccio un esempio per tutti. Nel racconto il Grand Penny, che significa il pene, all'improvviso significa che nell'ambito di una cittadina, nella piazza principale, sorge come un obelisco un pene. Ecco, che cosa cambia con questo evento nell'ambito della cittadina? Cioè, come reagiscono le istituzioni, come reagiscono le persone, le donne, gli uomini, che cosa spiegare ai bambini? Oppure, il titolo è Il pene della terra, e non il pane, il pene della terra, oppure come reagisce la stessa Chiesa rispetto a questo evento straordinario. Ecco, però non vorrei aggiungere altro, è soltanto per dire, cercare la mia originalità nei racconti. Non vorrei aggiungere altro per antipatia, ma per non far perdere l'eventuale lettore il piacere per la lettura del libro stesso. Non sveliamo la trama, ma invece ribadisco,
perché mi incuriosisce molto questo dato. Invece il personaggio, come lo tratteggi, come nasce il personaggio? Sì, e allora devo dire che io nutro una profonda passione per la settima arte, per il cinema. Io sono anche consapevole che per saper scrivere bisogna saper leggere. E credo che io ho imparato a scrivere per quello che so scrivere e attraverso soprattutto la letteratura, ma anche il cinema mi ha dato molto. Mi ha dato molto perché mi ha permesso di crescere non solo da un punto di vista intellettuale, ma anche in termini di sensibilità, cercando di entrare nel merito delle storie stesse. E questa mia passione viene da lontano. Viene dalla mia infanzia, perché io appena avevo la possibilità frequentavo molto il cinema. Frequentavo il cinema e la mia infanzia, naturalmente sto parlando del periodo mesozoico, quando a Foligno, dove abitavo, c'era un cinema particolare, il cosiddetto Pidocchietto, che tra l'altro non perché fosse sporco, ma era alla portata di tutti da un punto di vista economico, era gestito da preti e io frequentavo molto questo cinema. Tra l'altro devo dire che mi commuovo ogni volta che vedo il film di Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso, specialmente nella scena finale, quando il protagonista, sul regalo del suo vecchio amico ormai defunto, vede tutti quegli spezzoni di cinema che rappresentano la censura di quel periodo, quei baci e quegli abbracci. Ebbene, anche lì io ho vissuto, mi sembrava di essere io stesso un interprete del film, perché il Pidocchietto era gestito da preti e quindi anche lì c'era la censura. Ma questo per dire di quanto mi possa aver dato il cinema anche nella mia scrittura. Questo significa che il cinema è comunque presente sempre, o in forma diretta o indiretta, nei miei libri. Anche in questo caso è presente. È presente attraverso un... E voglio farti una domanda a questo proposito. C'è un riferimento filmografico, o meglio, di regia, molto importante nel tuo libro, ed è quello relativo a Federico Fellini. Devo dire la verità che io, la prima volta che ho letto una cosa tua, che non era naturalmente questo libro, ho immediatamente pensato a Fellini. È stato proprio un collegamento letteralmente sinaptico, no? Per molti, molti motivi. Poi magari li espliciterò se riterrai, ma intanto dimmi di te, di Fellini, dimmi che cosa è Fellini per te, dimmi perché questo omaggio in questo libro, specialmente poi nella seconda parte, cioè nei racconti che costituiscono la seconda parte del libro. Io devo dire che Fellini è un maestro, Fellini è un grande artista, soprattutto perché è riuscito a trasformare in straordinarie le cose ordinarie. I suoi personaggi sono indimenticabili, non so, la Saraghina, la Volpina, la Tabaccaia, anche la Gradisca. Penso che lo conoscete questo personaggio, no? Che c'è un aneddoto dietro molto carino, ma probabilmente non c'è tempo per raccontarlo. E quindi questi personaggi in un certo senso sono stati anche la mia ispirazione, soprattutto una parte nel mio romanzo relativo al circo in Perfette Armonie, dove il personaggio principale appunto è un clown. E il circo, certe scene me ne sono state proprio dettate in un certo senso da Fellini, per cui è un regista che io stimo molto, tanto che in questo libro ho inteso omaggiarlo attraverso una scelta. Io in un'intervista ho letto che Fellini aveva detto a me, io
se scriverei volentieri una fiaba, dove l'incipit è: c'era una volta un re che abitava di fronte a un altro re. Ecco, io ho preso spunto da questa sua volontà, questa sua voglia di scrivere una fiaba, omaggiando Fellini, introducendo una fiaba nel libro stesso. Naturalmente la fiaba è dal titolo L'orologio d'oro, l'orologio magico, ma in cui ovviamente uno dei protagonisti o della fiaba stessa è l'anima. Senti, abbiamo ancora tempo per un'altra domanda, credo. Quindi faccio precedere da una mia considerazione. La cosa che in assoluto mi ha colpito di più della tua scrittura, in questo e in altri libri e nei romanzi, è la tua particolarissima, originalissima cifra estetica. Quando dico questo mi riferisco al modo in cui tu non solo tratteggi i personaggi, ma soprattutto a come li guardi: vivere, piangere, soffrire, divertirsi, immaginare la vita. Cioè, c'è, come dire, un tratto profondamente, come dire, ironico, ma è un'ironia grottesca, appunto quasi felliniana la tua nel definire questi personaggi. Non è l'ironia felice di Marquez o fantasiosa, è l'ironia esperpentica, come dire, chisciottesca. I tuoi esseri umani sono che diventano personaggi, anche le cose sono in qualche misura spessissimo difettosi. Questa è una cosa che mi ha colpito moltissimo in te, cioè del tuo scrivere, che trovo originalissima. Cioè, gli esseri umani che tu metti dentro i libri, che vivono nei tuoi libri, sono difettosi o dentro o fuori. Sono difettosi o fisicamente o interiormente. Sono in qualche misura forse ai margini del vivere, non sono persone che hanno vite di successo, sono piuttosto creature anche improbabili. O non so, mi viene in mente il personaggio, un personaggio dei suoi, recente appunto, di un uomo che non riesce a combattere il suo desiderio per il cibo, no? Ecco. E questo è abbastanza, diciamo, originale, se vogliamo, no? Il fatto che, ad esempio, un suo personaggio è stato una persona affetta da nanismo. In questo vi sono persone che comunque non riescono a venire a patti con i loro difetti, con la loro incapacità di vivere in maniera adeguata, con il soddisfacimento dei propri desideri, con il raggiungimento dei propri obiettivi. Come nasce questo? Nasce soprattutto dalla mia ricerca, come ho già detto, della originalità. Penso che va superato il concetto, almeno io cerco di farlo, il concetto di storie felici, storie romantiche, storie in cui si hanno all'inizio una serie di tragedie e poi alla fine comunque arriva sempre un happy end. Non è così, e quindi cerco di realizzare e presentare personaggi che siano un po' diversi, un po' fuori dalle righe rispetto a una realtà molto più propensa per certi tipi di letteratura, diciamo rosa o qualcosa del genere. E d'altronde è proprio questo, cioè secondo me è questa la vera arte. Cioè, la vera arte non è quella di continuare sulla riga di un certo solco tracciato dalla realtà di quel momento, ma fare un qualcosa di diverso rispetto a quella realtà, perché quella è la vera arte, cioè l'arte che ti dà uno schiaffo, l'arte che ti vuole svegliare, e l'arte che chiude un capitolo e ne apre completamente un altro. Che cosa voglio dire? Mi spiego con un esempio. Picasso
Picasso è un grande pittore, ma era anche un grande pittore, se non che un giorno ha cominciato a fare visi quadrati e quant'altro, e è nato il cubismo. Se voglio estremizzare il ragionamento, prendo Manzoni, che ha preso la cacca, l'ha messa in un barattolo e ha detto merda d'artista. E in quella maniera, da quel giorno, da quel momento, si è girati completamente pagina e si è visti l'arte o certi tipi d'arte sotto un altro aspetto. Ecco, io non è che pretendo con i miei libri di prendere in mano la narrativa e condurla lungo la strada della salvazione, ma certamente cerco di dare un contributo affinché da una parte si possa aumentare il piacere per la lettura, ma dall'altra cercare di presentare personaggi nuovi e diversi rispetto alla realtà quotidiana, rispetto alla narrativa corrente. E questo lo adopero anche attraverso, usando uno stile particolare, uno stile moderno e che si discosta dal solito stile di soggetto, predicato e complemento oggetto, ma cercando di invogliare, instradare il lettore verso un tipo di narrativa magari un po' più moderna. Ma io non so se ho tempo a disposizione, ma io ritengo che lo scrittore sia, o colui che scrive, sia una, come dire, abbia delle grandi possibilità. E in un certo senso lo considero anche come una specie di santo, forse anche un po' più di un santo, perché se voi prendete in considerazione San Francesco, lui aveva la possibilità, cioè aveva le qualità, diciamo, caratteristiche, era la povertà e anche la possibilità di parlare con gli animali, no? Aveva con il lupo di Gubbio, con gli uccelli, la predica e quant'altro. Ebbene, quanto a economia, a parte alcuni più noti scrittori, per il resto state pure tranquilli che Carmina non dante panem. Per quanto riguarda il resto, invece, lo scrittore non solo parla con gli animali, ma fa parlare gli animali. Io ho scritto un romanzo, La solitudine della luna, dove il protagonista è un cane, e quindi è la vita quotidiana, la realtà quotidiana vista attraverso gli occhi di un cane. Ma addirittura il protagonista di un libro, di un romanzo, può essere anche un oggetto, come può essere anche un lampione. E per di più, devo dire che l'autore può essere anche un omicida, perché in qualsiasi momento ammazza il grande protagonista, il belloccio protagonista, senza magari nessuna ragione apparente. Tra l'altro, per questo non va in galera, ma al massimo potrà essere biasimato. E addirittura, di fronte a un delitto, è l'unica persona che sa già chi è il colpevole, e prima ancora della polizia. Questo per dire quanta capacità può avere a disposizione lo scrittore e l'autore. D'altronde non a caso si dice colpisce più la penna che la spada. E dimmi un po', questa ironia costante che metti nei personaggi, viene prima di te quasi, no? È così forte, così delicata, ma così presente nei tuoi personaggi. Come mai? Come mai li guardi con questa lente un po' deformante? Ma è sempre per la solita ragione, per rendere anche accattivanti i personaggi. Cioè anche i personaggi negativi devono avere una loro personalità. Devono essere personaggi comunque vivi, magari anche rispetto a certi tipi di scelte finali che magari sono un po' eclatanti, ma importanti rispetto a un percorso di vita del personaggio stesso, una specie di rieducazione finale. E naturalmente l'ironia fa sempre bene rispetto anche a una realtà che noi viviamo, magari anche complessa, ma di cui c'è necessità anche della parte per un sorriso. Però spesso è un sorriso amaro o malinterpreto. No, no, a dire la verità c'è
sì, in un certo senso, tra virgolette, mi accusano di questo, una forma di malinconia nella mia scrittura. Forse dipenderà dal carattere, non lo so, cercherò di cambiare. No, ma io lo trovo assolutamente interessante. Posso farti un'ultima domanda un po'... Prego. Irrispettosa, se vogliamo. C'è qualcosa, ma ben più di qualcosa secondo me in realtà, che richiama il sesso, diciamo, la maniera in cui si può vivere o immaginare o pensare, non tanto a livello, come dire, di singolo essere umano, ma come la società, come le persone oggi possono pensare al sesso, guardare al sesso, o mi sbaglio in questo libro? No, in questo e forse anche in altri libri. Mi sembra che il sesso fa parte della nostra vita, insomma. È un elemento importante di unione e di disunione rispetto alle persone. E il sesso può essere visto anche un sesso dal punto di vista sentimentale, dal punto di vista romantico, ma anche da un punto di vista profano, come esiste per esempio nel libro che oso citare, che è in contemporanea uscito adesso, che riporta il titolo Come scopano le formiche. Chiediamo a questo punto all'editore, una domanda all'editore, avevo detto che l'avrei fatta, dove possiamo trovare il libro di Paolo Pergolari intanto? Il libro di Paolo lo trovate in tutte le librerie, se lo volete comprare, acquistare adesso lo trovate nell'unico punto vendita che c'è, quindi lì è appena uscito, insomma lo incontrate lungo il tragitto verso l'uscita. Volevo dire un paio di cose rispetto a Paolo e ai libri, insomma alle opere che scrive Paolo, dal punto di vista dell'editore. Allora, l'editore in genere pubblica libri perché vendendo i libri mangia, beve, insomma vive. E io sono diversi anni ormai che faccio questo tipo di lavoro e devo dire che sono sempre stato molto selettivo nella scelta dei romanzi da pubblicare. Insomma, sono quasi 40 anni che faccio questo lavoro, credo che non abbia pubblicato più di 15-20 romanzi. Questo quindi è un dato che vi dice quanto sono selettivo, perché poi oggi in pratica scrivono un po' tutti, no? Cioè, nel senso che tutti si sentono autori e quindi in grado di scrivere tutto. Io ho scelto di pubblicare Paolo già dal, ormai questo è il quinto, forse il sesto addirittura, il libro che pubblichiamo insieme, e lui mi è testimone, insomma, rispetto alla pubblicazione di questo e dell'altro che ha appena citato, Come scopano le formiche, io ho insistito perché li pubblicasse. Lui mi diceva, ma forse siamo usciti da poco con l'ultimo, che è quello parla di me. Write about me. Sì. E io ho insistito molto, perché ho detto, quando ancora si pensava che Umbria Libri fosse una roba un po' diversa da quella che poi è venuta fuori, no? Cioè questa cosa così ristretta, così, perché pensavo che valesse la pena, come dire, Umbria Libri a Perugia rappresenta un po' il momento massimo, no? dell'editoria locale, e pensavo quindi che meritasse questa presenza. Avrei avuto piacere che, insomma, la situazione fosse un po' diversa rispetto a quella che poi si è concretizzata, e quindi che magari ci fosse stata più partecipazione. Perché ritengo, insomma, che questo adesso io non lo dovrei dire, ma ritengo che forse Paolo meriterebbe un editore più grande di me. Questo lo dico non per fare i complimenti a Paolo, che tra l'altro è la prima volta che la dico questa cosa, no? Sì. E a parte che apprezzerete la mia modestia, no? A parte questo, ma dico perché io ho una rete di distribuzione nazionale, ovviamente, e quindi mando in distribuzione anche i libri di Paolo. E vi assicuro, e lui lo sa perché spesso meravigliato lo chiamo, oppure gli mando un messaggio, io dico, guarda che
I tuoi libri stanno vendendo, certo, numeri non li faccio perché non mi pare il caso, ma insomma non numeri stratosferici, però e la cosa che è veramente interessante è che, dunque, abbiamo detto 6 romanzi, vendono tutte 6, cioè è come se lui ormai ci avesse un suo pubblico, non so come dire, cioè nel senso che... Ma lui ha un suo pubblico perché ha una sua straordinaria identità letteraria. Sì, no, appunto, probabilmente dipende da questo. E badate bene che la distribuzione è una distribuzione molto, come dire, classica, cioè nel senso che non prevede promozioni, non prevede canali particolari di divulgazione. E questo a me mi ha fatto molto riflettere, no? Sul fatto che altri romanzi non hanno avuto questo risultato. E questo, secondo me, significa che c'è qualcosa, no? che prende il lettore. Esattamente. Beh, diciamo che per questo dicevo che probabilmente si meriterebbe un editore diverso, più grande, più importante, in grado magari di veicolare, di promuovere, di promuovere meglio attraverso canali più importanti, più specifici rispetto a me, sostanzialmente. Quindi questo lo volevo dire, perché mi sembrava giusto dirlo. Questo stesso libro che è uscito 15 giorni fa, sì, 15 giorni. No? A me stanno tornando già indietro dati di vendita dove dicono che questo libro sta vendendo. E quindi anche questo, cioè nel giro di 15 giorni, non è una cosa che capita tutti i giorni. Quindi credo che proprio per questo motivo, insomma, no? Cioè io sono stato, intanto devo dire, fortunato ad aver incontrato Paolo. E, però, ecco, insomma, meriterebbe sicuramente un editore... Bene, dopo questa confessione, caffè pagato. Beh, diciamo che, prescindendo dalle professioni di modestia dell'editore, io dico che Paolo Pergolari, se lo si legge, poi lo si rilegge. Cioè, letta una cosa sua, se ne va a cercare una nuova, un'altra. E questo è un invito che vi rivolgo. Scusa, ma caffè pagato da te, a me? Ah, okay. E mi ci metto anch'io nel caffè. Buona serata. No, quindi no, aspettate, fermi tutti. Se ci sei, ancora qualche minuto forse ce l'abbiamo. Se c'è qualcuno che deve fare qualche domanda, ripeto, se volete acquistare il libro lo trovate nell'unico punto vendita. Purtroppo lo pagherete a prezzo pieno. In genere io durante le presentazioni faccio anche degli sconti. Stavolta non si può perché non lo gestiamo noi e non lo gestisco io direttamente, per cui lo dovrete pagare a prezzo pieno. Mi dispiace, ma insomma chi è così. Se c'è qualcuno veramente che vuole fare qualche domanda... Ma magari bisognava averlo letto il libro prima di fare le domande. Sì, e questo è il problema, infatti. Bisognerebbe fare come il cinema, no? Le sale d'esse. Certo, c'è il rischio di fare come la fine di Fantozzi, no? Quando di fronte alla corazzata Potionkin qualcuno dice qualcosa... Però bisognerebbe prima leggere il libro e poi magari fare una discussione. Però questo però non se è c'è possibile. Qualcuno che comunque ha qualche curiosità, penso che lui sia disponibile, insomma. Certo, non c'è problema. Ecco, te niente caffè. Non scherzo. Sì, certamente, anche se rispetto alla scrittura forse c'è qualche contraddizione, ma il fatto di pensare all'anima come un alter ego è una questione rispetto alla narrativa, rispetto al protagonista, rispetto al personaggio che occorre per riempire, per fare quel tipo di libro, eccetera. Poi quello è un fatto personale, perché io... E credo in Dio, ma ho anche una mia interpretazione rispetto alla religione, che sono cose completamente diverse, perché credere in Dio significa avere
una propria intimità in colloquio con una sovrastruttura. E un conto invece magari è partecipare, essere, frequentare la Chiesa, che è un altro tipo di concetto. Non so se ho risposto a sufficienza rispetto alla tua domanda. Io mi sento di dire che in Paolo Pergolari queste entità, diciamo, di natura spirituale sono in realtà anche uno stratagemma narrativo. Stratagemma nel senso migliore della parola. È un dialogare dell'uomo con se stesso nella maniera più profonda. Altre domande? Aspettiamo una risposta, Paolo. No, la mia era una considerazione. C'è una considerazione che non so se va al di là delle intenzioni dell'autore. No, assolutamente. Ma il problema della originalità, per me, lo dicevo prima, è un punto fermo. E la ricerca della originalità va anche nei personaggi, non soltanto nelle storie, anzi, tutto sommato, le storie potrebbero essere abbastanza normali, niente di particolare. Il problema è come riempire questo contenitore con figure particolari e vicende particolari. Assolutamente sì. Ecco, io sottolineo questo dato, cioè il dato dell'originalità. È una cosa che mi ha colpito sin dalla prima cosa che ho letto di Paolo Pergolari, il fatto di individuare esseri umani, oggetti, animali, cose che sono abbastanza fuori fuoco diciamo, nello standard narrativo, invece in lui costituiscono un punto di interesse, il punto di interesse primario, ed è davvero particolare anche il suo modo di sviscerarli, questi personaggi, queste persone, questi animali, questi oggetti, questi sentimenti che trascorrono da un libro all'altro, che riempiono le sue pagine. E vi lascio davvero con l'invito di leggerli, i suoi libri, perché ci danno qualcosa. Per intanto potete leggere questo, io vi ripeto il titolo, I sogni dell'anima e altri diletti, lo trovate qui fuori. Grazie a tutti. Grazie tante.